Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Oggi parleremo di un nuovo pesce tropicale. È eh, un pesce particolare, sicuramente non è famosissimo, però è uno dei miei preferiti. Vediamo qual è, poi scopriremo perché è diventato famoso, come al solito, perché ormai con i pesci tropicali ci abbiamo fatto l'abitudine. Il pesce tropicale in questione si chiama Gramma Loreto o in inglese anche Royal Gramma, ovvero Gramma Reale. La classe è ovviamente un pesce osseo, la famiglia dei Grammatide, un'unica famiglia, e anche in latino si chiama Gramma Loreto, quindi eh, il suo nome sia in latino che in italiano. È un pesce tropicale che abita, vediamo, l'areale, ovviamente assido frequentatore della Barriera Corallina, soprattutto del Mar Caraibico, infatti frequenta Cuba, Haiti, Puerto Rico, ehm, San e Nevis, le, le Isole Vergini, Antigua, Montserrat, Antigua e Barbuda, Guadalupe, Martinica, le Barbados, San Vicente e Granadina, insomma tutte le isolette le Bahamas, tutte le isolette del mar Caraibico, eh, ovviamente assiduo frequentatore delle barriere coralline, si può trovare solo questo. Quindi uno dei pesci tropicali sicuramente più interessanti. Ehm, la, sua, la sua riproduzione, ovviamente, come tutti i pesci ossei è ovipara, quindi la, la femmina depone uova. E il maschio interessante, cosa rara per i pesci ossi, si prende cura dei cuccioli nelle prime settimane di vita, una cosa che di solito i pesci ossi non fanno mai, quindi questo pesce è provvisto anche di cure parentali. Cosa si nutre questo pesce? Beh, sostanzialmente questo pesce è un pesce parassitario, ovvero si nutre dei pesci, dei batteri, dei, dei, dei parassiti e degli altri pesciolini, quindi è un pesce anche pulitore, parassitario e pulitore. Ma è interessante la livrea di questo pesce, che a me piace parecchio. Come si presenta ai nostri occhi questo pesce anche le dimensioni oltre la livrea. Adesso vi spiegherò sia le dimensioni che la livrea. Cominciamo dalle dimensioni. È un pesce piccolino che al massimo può raggiungere i 20-25 cm e presenta un corpo allungato, con grossi occhi e grande bocca. Gli occhi sono neri, ha una, una striscia nera, sempre nera, su, intorno agli occhi. E Questo pesce ovviamente è giallo-viola, è metà. La testa è fino alla parte, fino alla coda. È viola, mentre la coda e la pinna posteriore, pettorale è gialla, quindi è giallo, viola. Questo pesce, eh, per questo mi piace parecchio. Eh, questo pesce è reso famoso ovviamente dal cartone Pixar alla ricerca di Nemo: sempre questo: col nome di glug. Glu, è un, uno dei pesci che compare nell'acquario, un po' stupidotto, devo dire nel film. però è questo pesce. Questo simpatico pesce, appunto, il gran maloreto compare in questo film della Disney. Perché a me piace così tanto? Perché è un pesce colorato e perché? Perché ricorda i colori della squadra di pallacanestro di cui io tifo, ovvero i Los Angeles Lakers che sono giallo viola. Quindi per me l'ho ribattizzato simpaticamente la mascotte di questa squadra di palacrestro, anche se non è vero, è eh, solo una cosa mia perché a me piacciono molto i colori giallo-viola e i Lakers. Quindi è anche un pesce con i rapporti con l'uomo assolutamente pacifici: è un pesce molto richiesto negli acquari. Molto richiesto, insomma, è diventato richiesto da quando appunto il film Alla ricerca di Nemo l'ha reso famoso. È un po' come accaduto anche con l'idolo Moresco, il pesce pagliaccio, che poi vedremo, il pesce chirurgo. Diciamo, questo film ha aumentato la fama di questi pesci tropicali che sicuramente sono stati rivalutati e molto apprezzati dagli acquarossi. Quindi è un pesce davvero simpatico da mettere in acquario, è un pesce assolutamente pacifico. Grazie a tutti, e continuate a seguirmi per nuovi video sulla fauna.